Chi è veramente un pugile? Se pensate che un pugile è colui che indossa dei pantaloncini, un paio di guantoni e combatte per soldi, vi sbagliate di grosso. Un pugile non deve necessariamente indossare dei guantoni. I veri pugili indossano indumenti da lavoro. Siamo tutti pugili in questo mondo. Tutti quanti. Ognuno combatte le proprie battaglie. E non sempre per una questione di soldi. Spesso è una questione di amore. Odio, rabbia, orgoglio, vendetta. Io combatto per scappare dalla realtà, per combattere contro un uomo ad armi pari, cosa che nel mondo reale non esiste. Sei il tredicesimo numero contro il ventiseiesimo stasera. Vedi di dare un bello spettacolo. Aspetta, il ventiseiesimo, ma non è uno dei tuoi combattenti? Amico, sono tutti i miei combattenti. Tu preoccupati solo di arrivare puntuale. Aspetta, ti ricordo che mi devi ancora un favore. È il momento di ricambiare, non credi? Che vuoi? Sul 26esimo gli scommettitori hanno buttato grosse somme di denaro, tra cui ovviamente anche il sottoscritto. Di conseguenza, se lui disgraziatamente dovesse perdere, i miei affari comincerebbero a peggiorare notevolmente. Capito? Deve farlo fare. Vuoi che perda per KO? Amico, sono 500 bigliettoni puliti che ti prendi questa sera. Lo so che ti servono quei soldi. Non mi serviranno più a molto quando sarò in fin di vita. Ascoltami attentamente. Vedi di non fare cazzate quando sarai qui. Devi perdere per KO. Scegliere tu il round, non te ne frega un cazzo. Mi subisci, mi sento. Sbaglio o qualcuno qui è in ritardo con l'affitto? Posso esserti utile? Sì! Sei in ritardo con l'affitto di 2 settimane. Sì, lo so, è che ho avuto dei problemi al lavoro e Certo che siete proprio bravi ad inventarmi scuse sul momento. Scusa, che intenderesti dire? Sai benissimo che intendo dire. No, non lo so che intendi dire, se magari me lo spieghi. Senti, non sono qui per spiegarti che intendo dire. Sono qui per prendere i soldi dell'affitto, altrimenti mi tocca buttarti fuori a calci in culo. Allora, intanto non ce li ho qui i soldi dell'affitto, e secondo li darò a tuo padre, perciò se adesso... Non mettermi le mani addosso! Che cazzo ti pensi di essere? Oh, ma non mettere le mani addosso, ora! Ma che cazzo fai? Ehi! Che cazzo state facendo voi due? Ha iniziato lui, è tutta colpa sua! Fuori! Ora cazzo! Ok, ora basta, ok? Io e te andiamo fuori adesso. Ecco, perché non fanno l'affitto a voi negri? Sì. Che cazzo hai detto? Vai, vai! E tu, se non vuoi finire nei casini, ti conviene squagliartela da qui il più presto possibile. Me ne vado via da qua! Okay. Non c'è problema, ok? Addio! Paghi l'affitto entro stasera, chiamo i carabinieri. Vai via, vai! Nel mondo reale chi detiene il potere ti mette KO.
non è mai una battaglia ad armi pari. Ma sul ring sei solo tu e il tuo avversario. Questa notte non si tratta di combattere per scappare. Ma di combattere per sopravvivere. Ho già provato queste sensazioni. Il sudore che cola dalla testa ai piedi. Il sangue che disseta il mio avversario. Il fiato che grida pietà e il corpo che esclama uccidimi. Ma stanotte qualcosa è cambiato. Questa notte è la mia notte. Questa notte sono ancora un pugile. Volevi prendere una boccata d'aria? Vattene via da questa merda che ci penso qua io a ripulire. Devo andarmene via di qui. Ma dove?
improvvisamente una scarica di energia attraverso il mio corpo. Tutti i dolori che avevo scomparirono. Vedere la morte in faccia e superarla mi fece sentire inarrestabile. Non sapevo dove sarei andato, ma sapevo una cosa: che avevo fatto la scelta giusta. La scelta di combattere l'ultimo round. E voi cosa avreste scelto?